Oddio, sto diventando aggressivi. No, ok, via, via. Non vogliono essere salvati. Non vogliono essere salvati. Oddio, si sono arrabbiati tutti. Oh mio Dio. Ok. Stella, seguimi Stella. Perché qui abbiamo forse fatto un piccolo. Lasciamoli al loro sciamano. Non è un grosso problema. Facciamo altro. Oh diavolo. Stupidi e proprio leali alle persone sbagliate, ma basta, mi disinteresso. Andiamo a salvare qualcun altro che forse se lo merita di più. O almeno a provare a salvare, anche se potrebbe essere la fine per tutti loro. Andiamo da Charles e dagli indiani. Probabilmente dall'altra direzione. Siamo ora dagli indiani. Il destino di questa gente praticamente è nelle nostre mani, ma non solo. Non solo purtroppo, e anzi, probabilmente non ce la faremo ad Hello, aiutarli come Charles. vorremmo, ma ci potremo provare. Thank you for coming. Of course. The chief, he's very. Maybe you could speak to him? Yes. Why, okay. He's in his tent. Joe, I'll wait for you here. Ah, non ti regge a venire con me. Va bene, ragazzo, va bene. Parliamone. Qui abbiamo a che fare con un vero pacifista duro e crudo. Mi potrebbe non essere la cosa più semplice del mondo. Hello? Come in. Noi sempre con la bellissima tosse, ovviamente. Mr. Morgan, I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. Chiaro. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. Non credo. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Ma siete la minoranza. Non è facile. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No. And any chance we had, your friend, Mr. Vanderlyn, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. Che è quello che voleva. I'm sure he means well. No, But per niente. matters are more complex than he understands. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes. I ain't got much to lose, and you got. I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. I need to get his son back, of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Contaci. Anche perché sto un pizzico allo sbaraglio. Sia perché sembra passata un'eternità da quando sono salito l'ultima volta in groppa alla mia buona stella. E quindi devo un attimo recuperare le cognizioni di dove eravamo, cosa facevamo e come fare cose. Sia perché sono malato. Quindi, guidami tu, Charles. Scusa se ti interrompo mentre parli, ma ok, non posso più entrare armi. If we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait. Sapevo che mi avrebbe tolto tutte le armi, l'infamone. Facciamo finta di stare bene così. Until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. Ok, mi hai appena cambiato tutto il piano.
Quindi qua abbiamo coltelli da lancio. Qui c'è qualcosa di... Eh sì, comunque qualcosa che non facciano rumore. Andiamo di mannaia. Ok. If we start making a lot of noise, he'll be dead before we get close to him. Okay. Converrebbe aspettare la notte. River, in case we need another way out of there. Okay, good. Forse ci conveniva aspettare la notte. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. Vero. It ain't just on Dutch. Ma quasi. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, he's helping himself. You see that? Or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation. Parecchio. As for Dutch, I gotta try. I own that at least. You feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you can get yourself out. You got more to lose. No. Come on. Don't start talking like that. Sono malato, Charles. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. Well, it's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. Hmm? We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. No, non lo è. In a way, you are lucky. No. Sure don't feel like that. Non è come mi sento, infatti. You still have time to make amends. Ci sto provando. Questo ci sto provando. Hosea, Lenny, Sean, all them. They didn't. And what about the Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Brava Stella. You're lucky. You got the chance to... to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Okay. Are you all right? Yeah, I think so. That current's strong. Up here. Follow me. Ci sono, ci sono. You were right about the damn rain. Un veggente. Mm-hmm. Yeah. But might help us with sneaking in there. Sì, potrebbe coprire anche dei rumori. There was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Poi è interessante che non si sia in cerca di pioggia che cade con questo tempo, no? There it is. Oh, è un grande forte. Non sarà semplice affatto. No, no, aspetta, ho visto l'arco ma non ho visto le altre armi che ho selezionato. C'ho tutto? Ok, comunque abbiamo aspettato notte. Sono nato non pronto, quindi sarà difficile. Allora, quasi quello che avevo. Ok. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Ok, la nostra sinistra. Velocizziamoci un attimo per stare alle calcagna di Charles. Quei due. There's two guards up front. If you take one, I'll take the other.
Nice and quiet. Fammi andare allora un po' più in qua che ho il... Good. Let's make our way around the back. Stick to the wall. Non avremmo potuto lasciarle stare allora se andavamo sul retro. There's a guard right above us. Ok, la vedo ma... Percepisco stia guardando... No, ora percepisco che guardi dal lato nostro. Guarda l'orizzonte, okay, bravo, bravo. Ti seguo, Charles, ti seguo. Ti seguo vuol dire devo starti dietro, ecco. Good. Let's keep moving. Qui cosa abbiamo? Wait. Wait. Two more. One in the tower, one on the ground. Prendo quella sulla torre io. You take one, I got the other. Ha urlato. Speriamo che la pioggia abbia coperto. E no, non mi metterò a frugare i cadaveri, non è questo il vero momento. Però passagli sopra al volo aiuta. Con delicatezza, Charles. Ci scoprono adesso che è stato tutto invano. E pioggia che cade è un indiano morto. E abbiamo il tempo contato perché quella pattuglia potrebbe tornare a vedere i corpi. Guard up ahead. Have you got a shot on him? Good. Era un sì. Ehi, ehi, giù, 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 giù. Oh diavolo, Charles. Aspetta che se ci passo sopra dovrei momentaneamente riprendermi anche la freccia. Sì, l'ho vista, ma dovresti anche pensarci tu a questa, no? Il tuo era un no. Ok. Ho anche coltelli e altre... Quella lì ci pensi tu? Sono in due. Ok. Per ora tutto abbastanza facile e questo un po' mi stupisce. C'è uno che è appena sceso. Non riesco a mettermi dove vorrei. You take him, I'll cover back there. Up front. Ah, è lui. Ah, non mi ha fatto la mira automatica, questo potrebbe essere un problema. Ma ok. Good. The jail should be just down here. In genere ho come una pulsione a inforcare le frecce nel punto giusto, ma. Non sempre a quanto pare. Dov'è Charles? Lo vedo qua al centro dell'accampamento. Ma è sceso, ok. Qui a sinistra abbiamo una guardia. Go up the tower, see if you can cause a distraction. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. Ok. Devo capire quale lanterna. Quella lanterna. Forse se avessi colto il fatto che mi dicessero di raggiungere la passerella sarebbe stato più semplice. Perché poi avrei capito che appunto era quella lanterna lì. Non ci passerà mai qui dentro però. No. C'è un punto... Oh, qui c'è un punto buono. No, pure no. Mi prendi in giro?
alziamoci, va? Ok. Dove, Downey? Sì, c'era un modo per scendere velocemente? Ti seguo. Ok. Alle chiavi. Arthur Morgan? Charles, is that you? Chiavi, eccolo. Preso le chiavi. Come on. Your father sent us. My father. He told you to come and kill guards? No. Ovviamente no. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Clears the mind. Immagino. If you say so. Whoa. No. Diavolo. I'm fine. Dovremmo caricarci una spalla, vero? E ora possiamo anche andare con le armi, credo. Già. Allora, abbiamo un signore. No, non ne vedo altri, aspetta un attimo. Lì non c'era niente, sto sparando in nulla. Quello era un qualcuno di simpatico. Oddio, era un cavallo. Non volevo attaccare il cavallo. Perché non... fisicamente non vedo. Ok. Oddio, scusami. No, non era quello dove volevo andare. Ho finta che quei due colpi andassero bene. Ok. Chi è che sparava? Lui sparava, molto chiaro. Sto ricaricando, scusami. Preso. Lassù. Non era l'arma che pensavo di avere equipaggiata, ma mi è andata comunque relativamente bene. No, il cappello. Nemmeno il sopracciglio. La testa, grazie. Poi. Ti vedo. Non abbastanza bene. Non so, sono esposto. Ok, anche tu però. Anche tu però. Torniamo alle pistole che è meglio in questo momento. Come lo abbiamo? Dinamite? Via. Niente cannone, non serve. Non ci serve il cannone. Vieni qua. Oh, vai sul cavallo di Charles, mi va bene uguale. Dovresti gentilmente morire. Sai che ti dico? Cambiamo un attimo arma, andiamo sulla lunga distanza. Ok. Attenta stella, che qui è brusca. Speriamo che non abbiano cavalli. Oppure sì. Ho preso un cacchio di albero. Forza stella. Andiamo. It's not easy. Dov'è l'infame? Ok, carichiamo. Sto pistola singola, non mi piace. Rimaniamo con le pistole allora, nel caso dovessimo rifare un altro brutto incontro con un albero. Sì,
sì. You deal with them. I'll get the boats ready. Ok. La fai facile. Allora. Uno. Due. Forse quello era un cavallo, non ci serviva. Tre. Quattro. No, non era quello che volevo fare. Devo ricordarmi come si fa. Era così. No, questo è il cavallo. Questo è il cavallo. Questo è il cavallo. No, oggetti. Questo. Ok. Canoa, canoa, canoa. Canoa is the way. Forza Charles, forza Charles. Sicuro, sicuro, pioggia, ma... ci stanno ancora sparando, ovviamente. Bellissimo. No, questa mano non ce la farò mai. No, 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 ok. Allora, uno. Ho detto due. Due. Lo vedo, ma devo prima avvicinarmi che con la pistola non ci sto. Preso. Ma vi siete messi davvero tutti così? Ricarica, ricarica. Sì, sassi, sassi, scogli. Serce enormi. Ricarica, ricarica, ricarica in qualche modo. Sento dei cavalli. Guarda che fa il fanhammer. Lo vedo lassù, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Lui se ne infischia di uno che gli spara sul cappello, quindi direi che meritasse di morire. Ma quanti sono, per curiosità, no? Quanti uomini vi avvale pioggia che cade? A quanto pare un sacco. Ok. Sì, ci stiamo provando, ma siamo un pizzico lenti con le canoe. Conveniva andare col cavallo, a quanto pare. Conveniva andare col cavallo. Charles, tu avevi pianificato tutto, giusto? Ti posso fidare. Chiama la calmata un secondo. I cavalli, ok. Ci stiamo. Sono un pelo stanco. No, non esattamente. How are you? I'll be fine in a day or so. I heal fast. Beato te. Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father. Even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. In front. Let me take you back to your father. Pensaci tu, Charles. Thank you. No mention. Sì, direi di sì. Non una delle nostre giornate migliori, ma abbiamo salvato Charles. No, abbiamo aiutato Charles a salvare Aquila che vola, figlio di pioggia che cade. E questo potrebbe essere qualcosa di molto positivo per gli indiani. Sicuramente Dutch non sarà la persona più felice del mondo, ma di questo ci interessa relativamente poco. Dico che ci interessa poco perché so che stiamo per morire, ma Dutch è impazzito, è fuori di senno.
E lui non se n'è reso conto, ovviamente. Ce la faremo a farlo rinsavire? Non so perché, ma dubito.